Allora, buonasera a tutti, io sono Massimo Conte, sono il coordinatore editoriale del Complex Education Project che organizza questo evento all'interno del Festival della Complessità. Il Festival della Complessità è la 13ª edizione, è stato un festival che è nato inizialmente come evento locale e poi a partire dal 2015 è diventato un evento auto-organizzato dal basso e distribuito sul territorio. E quindi questo evento organizzato dal Complex Education Project rientra appunto all'interno di questa cornice ampia del festival, che quest'anno ha come tema quello dei mondi possibili, ovvero abbiamo davanti a noi una serie di mondi possibili e proviamo a capire nell'ottica e con gli strumenti, con i concetti dati dal pensiero complesso, come questi mondi possibili possono diventare probabili. Abbiamo davanti una serie di crisi, una serie di sfide, di opportunità che si pongono. E quindi il tema del festival di quest'anno è stato ed è questo. Il festival si è svolto a maggio, sta andando avanti per tutto giugno in molte città d'Italia. Ci sono stati eventi in Sicilia, eventi in Emilia-Romagna, a Roma. E se andate sul sito festivaldellacomplessità.it potete trovare gli eventi ancora in calendario. Quindi questa è la cornice più ampia, quella del Festival della Complessità. C'è poi una seconda cornice, appunto quella dei cinque eventi organizzati dal Complex Education Project, di cui faccio parte, che hanno come titolo Mondi sostenibili, imparare a vivere con le intelligenze artificiali. Questo è il quarto evento di questa serie di webinar organizzati dal Complex Education Project. E il primo evento è stato sullo scenario, cioè la formazione alla complessità. Poi è seguito un secondo appuntamento dedicato al tema dell'intelligenza artificiale e arte. Un terzo evento legato al tema dell'intelligenza artificiale e al futuro del mondo del lavoro. Oggi siamo al quarto appuntamento ed abbiamo il piacere di avere come ospiti, e tra poco le presenterò meglio, la professoressa Elena Esposito e Donata Colombro, giornalista, speaker, data humanizer e tante altre cose. E tra poco ci ritorneremo. Prima di andare avanti, metto la sigla del Festival della Complessità che introduce ogni evento. Come ci siamo detti, una cornice più ampia, quella del Festival della Complessità, di cui abbiamo visto adesso la sigla, una seconda cornice, quella degli eventi del Complex Education Project. E ora arriviamo in dettaglio all'appuntamento di questa sera, dedicato appunto al tema intelligenza artificiale, algoritmi e comunicazione, per riflettere su quali sfide e opportunità sociali si pongono davanti a noi. E questa sera abbiamo come ospiti, come appunto stavo dicendo, come speaker, abbiamo il piacere di avere le autrici di due libri, Elena
Elena Esposito, sociologa presso l'Università di Bielefeld di Bologna e autrice del libro che ora vi mostro qui, Comunicazione artificiale, come gli algoritmi producono intelligenza sociale. E poi abbiamo appunto, come dicevo poco fa, Donata Columbro, giornalista e speaker e autrice di Dentro l'algoritmo. E questo è il secondo libro. Sono due libri che mi sono goduto molto in questi mesi e quindi ho detto perché non parlare con Elena e con Donata e provare a creare nuove interazioni, visto che il tema è assolutamente attuale, perché appunto parliamo di complessità da molti anni. Noi come Complexity Education Project e come organizzatori del festival ci siamo posti da molto tempo queste domande: come agenti complessi interagiscono e trovano nuove soluzioni all'interno di contesti molto complessi e non prevedibili. E ora, tra fine 2022 e inizio 2023, c'è stata una vera e propria esplosione a livello di dibattito pubblico, di consapevolezza su questa benedetta intelligenza artificiale che ha passato un lungo inverno e ora siamo verso la primavera, se non un'estate. Quindi sentire oggi esperte come Donata ed Elena, che si occupano di questi temi da molto tempo e non solo da pochi mesi, i loro libri sono stati pubblicati ben prima di ChatGPT, di cui ora tutti parliamo, insieme a tutti gli altri strumenti a disposizione, ci aiuta la speranza in questo incontro e provare a vedere appunto sfide, opportunità, quali potenzialità abbiamo davanti, ma anche di quali aspetti dobbiamo diventare sempre più consapevoli. Detto questo, vi ricordo che in chat potete fare le domande e che poi io verso la se, nella seconda parte dell'incontro girerò a Donata o Elena a seconda a chi sono indirizzate. E adesso avremo un primo intervento di Donata, di un primo quarto d'ora, a cui seguirà poi Elena. Donata, la parola a te. Eccomi, grazie mille. Sono molto contenta dell'invito anche di condividere lo spazio con Elena Esposito. Sono molto curiosa poi di sentire anche il suo intervento, anzi, questo cambio. No, abbiamo avuto un problema tecnico, quindi abbiamo fatto un'inversione di rotta, ma ci sta. L'idea del Festival della Complessità collegato a questi temi mi fa molto piacere perché l'idea di parlare di cosiddette intelligenze artificiali, di algoritmi, di dati, di queste tematiche, senza in qualche modo abbracciare una complessità che non vuol dire sentirsene respinti o che sia qualcosa di inaccessibile. La complessità non è per forza non accessibile, anzi, e questi incontri forse lo dimostrano, ed è con l'intento di rendere il linguaggio della tecnologia, in particolar modo degli algoritmi, accessibile, che è quello con cui ho scritto il libro Dentro l'algoritmo, appunto. Io sono una giornalista che si occupa di dati e di tecnologie, di come questi hanno un'influenza sulla nostra vita quotidiana, sulle discriminazioni che producono, su come possono anche aiutarci eventualmente invece a raggiungere la giustizia sociale, perché da quando sono giornalista mi sono occupata di diritti umani e di giustizia sociale con uno sguardo appunto alla tecnologia, in particolar modo applicata nel cosiddetto sud del mondo, Global South, e quindi il mio approccio è inevitabilmente quello allo sguardo verso appunto le discriminazioni che oggi questi strumenti possono produrre, ma senza avere una idea catastrofista, magari ne accennerò a questo nuovo approccio di parlare di tecnologie dell'intelligenza artificiale, ma con l'intento invece da divulgatrice e divulgatrice appassionata, spero che si percepisca questo nel mio lavoro, appunto non per respingere le persone a utilizzarla, ma proprio per capire di più. Credo che avvicinarci proprio all'idea di ogni concetto che fa parte del mondo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale possa aiutare le persone che le usano, perché le usiamo tutti noi, anche se non abbiamo mai provato ChatGPT, usiamo sistemi di intelligenza artificiale da anni, in realtà, e che abbiamo adesso, Google Trends adesso ha i picchi di ricerca di questa parola, di questa definizione, ma non sono arrivate oggi. Possono in realtà aiutare a capire, a comprendere anche al farci carico che non siamo parte di un destino ineluttabile. Una volta che tocchiamo una tecnologia,
quello che ci succede non è inevitabile, non saremo macchiati per sempre dalle conseguenze nefaste di questi strumenti, l'apocalisse non è dietro l'angolo e anche utilizzare questi termini in realtà può mettere in qualche modo, anche può allontanare le persone anche dal provarle, dallo sperimentare e dal godere degli effetti positivi. Nel libro, quindi, l'approccio, diciamo, che abbiamo avuto anche con la casa editrice è quello di partire dalle definizioni. Questo era un mio interesse primario, quindi dell'andare a definire che cos'è un algoritmo e cercando di mettere esempi che potessero essere comprensibili anche a chi non aveva mai sentito parlare. Mi stupisce molto quando vado a fare degli incontri, mi è successo ultimamente al Salone del Libro, ho avuto occasione di parlare con delle persone di 17 anni alle 13 e alle 14:30 di incontrare delle volontarie di una biblioteca, quindi l'età, come potete immaginare, era più avanzata. E alla mia richiesta, che è la stessa domanda con cui inizio il libro, perché ho iniziato a chiederla alle persone in giro, alla mia community, quando è che la tua vita è determinata, è influenzata da un algoritmo, le persone rimanevano a bocca aperta, perché in qualche modo l'algoritmo sappiamo che esiste, ma non riusciamo, se non siamo addetti e addette ai lavori, a incrociarne appunto l'influenza o i meccanismi nella nostra quotidianità. In realtà ce ne sono tantissimi, dalle pubblicità che ci appaiono online, all'app del meteo, anche ai sistemi algoritmici che semplicemente di ordinamento di dati che si utilizzano nelle pubbliche amministrazioni o in altri software. Abbiamo legato a queste parole, algoritmo, intelligenza artificiale, talmente tanto aura di mito, di hype, che ci sembrano lontane da noi, inaccessibili, e che solo qualcuno di veramente molto esperto nel campo può parlarne, può capirci qualcosa. Questo per me è uno dei miei diciamo argomenti scalda cuore, scalda animo in ogni cosa che scrivo. Cerco di mettere una parte appunto accessibile di spiegazione, perché la ritengo fondamentale, no? Come anche proprio strumento di inclusione e accessibilità, che è una chiave di lettura con cui faccio il mio lavoro. Mi definisco femminista dei dati perché l'approccio femminista, secondo me, che è quello che ci aiuta a vedere il potere, il privilegio, come questi operano nella società anche attraverso la tecnologia e i dati, ha anche nel suo interno come approccio quello del rendere, dell'eliminare la barriera noi che sappiamo, voi che non sapete niente, usate questi strumenti. Questo è un po' il mio intento dall'inizio alla fine del libro, è un po' nel mio lavoro. Abbiamo poi cercato di approfondire le definizioni e il vedere, osservare come funziona l'algoritmo che frequentiamo più o meno tutti e tutte, che è quello dei social media, ed è quello di cui la scorsa estate si parlava tantissimo, perché anche un social media come Instagram stava cambiando il suo algoritmo interno per assomigliare a quello di TikTok, e c'è stato un panico tra i creator, le persone che usano Instagram per lavoro, e quindi era tutto un parlare effettivamente di algoritmo. L'algoritmo mi penalizza, devo mettere questa foto contro l'algoritmo. Come è anche interessante il fatto che ne parliamo, no? Come se fosse un essere, in qualche modo un essere vivente che decide delle cose per noi dall'alto, no? Con una bacchetta magica che fa accadere qualcosa e che in qualche modo non gli possiamo sfuggire. Abbiamo cercato di capire se questo fosse davvero così, cioè se non si può sfuggire all'algoritmo, se si può in qualche modo avere dei comportamenti di resistenza. E qui cito poi dei lavori di ricercatori come Tiziano Bonini, Emiliano Treré, che parlano di resistenza algoritmica, e quali sono anche nel nostro piccolo quotidiano quello che facciamo effettivamente per influenzare a nostra volta questa tecnologia. Trovo che nel discorso che si fa per la maggior parte nel dibattito sulle tecnologie, sui modelli generativi, sulle tecnologie di intelligenza artificiale, è quello di cosa faranno loro a noi, qual è il destino che ci aspetta, cosa ci succederà, ma in realtà ci sono anche molte azioni che noi facciamo in questa relazione che è dualistica, e lo è dualistica fin dall'inizio. Una cosa a cui tengo molto è arrivare, cioè far capire alle persone che si arriva a un risultato, a una risposta di un'app dopo un lunghissimo viaggio
dalla costruzione del materiale del computer fatta di mani molto umane che scavano quei materiali nelle miniere del Congo alla creazione di dataset, al labeling e quindi a tutto il processo che c'è dietro che è fatto di mani davvero e di menti umane. Questo è un altro passaggio fondamentale perché in qualche modo se lo visualizziamo, se apriamo la scatola dell'algoritmo, lo smitizziamo e riusciamo, diciamo che siamo meno vittime anche di certi discorsi che sono quelli delle ultime settimane in cui anche i CEO della Silicon Valley parlano di scenari apocalittici, di estinzione dell'umanità e di rischi che ci potrebbero essere in futuro sull'uso di queste intelligenze artificiali. Rischi che sono anche molto mediatici e che quindi finiscono nelle prime pagine dei giornali, ma che non aiutano davvero, secondo me, le persone a capire di che cosa si sta parlando e di cosa succede oggi dentro questi modelli e quali sono le discriminazioni che esistono attualmente e che producono attualmente nella creazione di contenuti. Tra le ultime, diciamo, che secondo me vale la pena di notare dal momento che mi occupo di dati, al partire da quali sono i dati che alimentano soprattutto le intelligenze artificiali generative, dati che vengono prodotti dal nord del mondo e che continuano a perpetrare una certa visione del mondo, anche dal punto di vista delle notizie. Difficilmente oggi queste magnifiche applicazioni che pur ci risolvono la vita quotidiana in tantissimi aspetti, comunque difficilmente riescono a farci uscire dalla bolla. E la cosa interessante è che nella storia di quando l'algoritmo è entrato nella vulgata comune, cioè sulla bocca di tutti, non solo degli addetti ai lavori, c'entra proprio la bolla in cui appunto siamo finiti perché gli algoritmi di definizione dei contenuti online, a partire da quello di Google, hanno iniziato a personalizzarli. Quindi da quel momento, 2009, si parla infatti di filter bubble, quello che noi riceviamo dipende dalla nostra storia, dal nostro contesto, dalla nostra navigazione. C'è proprio un prima e un dopo e oggi questa tipologia di scelta di priorità dei contenuti è quella che va per la maggiore nei social. Negli strumenti invece che generano contenuti come per esempio ChatGPT, lì si tratta di ricorrenza statistica e quindi cosa succede? Che se nel contenuto che produciamo infatti metto anche nel libro una parte di responsabilità ed è una parte secondo me interessante anche questa, no? Non siamo solo quelli che ricevono i contenuti, siamo quelli che li hanno prodotti fino a qui e con cui si alimentano questi modelli linguistici. Quindi il modo in cui noi generiamo contenuti e raccontiamo la società e facciamo fotografie, pensando anche a Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion e altri strumenti appunto generativi di immagini, e alimentiamo un certo immaginario, questo si ripercuote, no, su quello che oggi viene rappresentato sotto nostra richiesta, ma da questi strumenti. Diciamo che l'intento del libro è poi quello di appunto dare degli strumenti anche per rendersi conto di questi passaggi, dove si può in qualche modo fermare l'automatismo che abbiamo nell'uso di queste tecnologie, per osservare, non per forza con giudizio, ma quello che succede con la generazione di questi contenuti. Quando ho scritto il libro non era ancora così popolare, forse non era ancora aperto o lo stavo scrivendo, Midjourney io lo trovo molto interessante dal punto di vista dell'analisi dei prompt che si possono fare, cioè le parole chiave, sia che le persone utilizzano per immaginare qual è lo scenario che vogliono rappresentare, sia come quelle parole definiscono un set di dati, se ci pensiamo, che vanno poi a rappresentare un qualcosa che viene pescato da quel set, ma che potrebbe essere qualsiasi altra cosa. E nella parte di raccolta dati, che rimane sempre appunto il mio core, la parte che dobbiamo, o che secondo me è interessante anche osservare, è che
tutto quello che riguarda il contare è il raggruppare sotto certe definizioni. E una volta che abbiamo messo sotto quei, in quei dataset, sotto quell'etichetta, alcune parole, sarà da quelle parole e sotto quel tipo di etichetta, sotto quel concetto, che quegli strumenti andranno a pescare per generare poi l'immagine, non altre. Quindi è dalla, da che cosa raggruppiamo prima, da che cosa mettiamo insieme, dai dataset di partenza che poi si definiscono i contenuti di oggi. Finisco perché siamo verso la fine della mia parte, col fatto che credo, secondo me, in una visione e in una comunicazione, in un racconto dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, che sia in qualche modo aperta verso una literacy, che dia alle persone le possibilità di capire quello che sta succedendo, proprio a partire da elementi di base, come la creazione di un dataset, come il decidere che cos'è qualcosa che va inserito all'interno di un algoritmo, quali sono i diversi tipi di algoritmi in uso, le differenze. Ci sono le app, per esempio, di delivery che definiscono il lavoro delle persone che sono appunto quelle che fanno le consegne. Per esempio, non sono algoritmi di machine learning. Noi ci immaginiamo che ogni volta che c'è qualcosa di complesso, appunto, di difficile, sia qualcosa di inosservabile. Magari è solo mancanza di trasparenza. Ed ecco perché capire come funzionano certe tecnologie ci può aiutare anche a esercitare anche meglio i nostri diritti e chiedere più trasparenza, anche più attenzione alla privacy e vederne, magari anche dall'applicazione della privacy, degli effetti davvero sulla nostra vita e appunto sulla nostra quotidianità algoritmica. Grazie. Allora, grazie Donata, super precisa sui tempi e per riassumere una battuta questa cosa che ti dicevo alla fine è come si capisce bene sia dal tuo libro sia da quello di Elena, ma anche dalle bibliografie dei vostri libri, perché su questo divento molto nerd e andando a vedere tutti i riferimenti che c'erano mi sono sentito a casa. La battuta è questa: i dati non sono mai dati, ma sono presi, no? Sono capta, come te pure hai ripetuto molte volte. E nel passare la parola ad Elena, le faccio una domanda, Elena, ti faccio una domanda, ma alla fine questa intelligenza artificiale è troppo intelligente o troppo poco intelligente? Torniamo ancora una volta in questi mesi, abbiamo visto questa ennesima polarizzazione, per riprendere le parole di Donata, tra apocalittici e integrati, per riprendere una citazione ancora più lontana a te cara. Cioè, da dove ricominciamo? Li stiamo considerando troppo intelligenti? Non stiamo inquadrando nel modo giusto la questione, secondo te? Sono felice di essere qui di parlare, ringrazio Donata per la presentazione che ha fatto, che è intanto utile, molto interessante e mi fa anche molto comodo per provare a introdurre il discorso che vorrei fare io su questi temi, rispondendo proprio alla domanda di Massimo, insomma. Queste macchine sono troppo intelligenti o troppo poco intelligenti? Ecco, Massimo ha fatto riferimento al mio libro che ha il titolo Comunicazione Artificiale e proprio in una battuta, la tesi fondamentale del libro, che le macchine non sono né intelligenti né stupide, sono proprio un'altra cosa. Per cui io propongo di passare dall'idea di intelligenza artificiale, che mi sembra che non corrisponda, non rispecchi il modo in cui funzionano questi nuovi algoritmi, al concetto di comunicazione artificiale. Però devo un pochino introdurlo, perché così non si capisce di cosa si tratta, insomma. E vorrei partire proprio da quello che adesso è inevitabile come riferimento, come tema, cioè proprio c'è GPT o in generale, diceva Donata giustamente, Midjourney, la generative AI, da lì tutti questi strumenti che ci consentono di ottenere testi, immagini, filmati, così, con un'efficienza, direi, strabiliante, insomma, e con una facilità d'uso anche strabiliante, insomma. E come abbiamo sentito, come sappiamo bene, producono molte speranze, molte aspettative e però io direi quasi forse ancora più paure. Che mi sembra sia dietro la domanda di Massimo, insomma, si vediamo tutte queste cose, però cosa fanno queste macchine? Sono proprio intelligenti? Cosa sta succedendo? C'è stato tutto questo dibattito negli ultimi mesi, voi avrete letto, insomma, questa lettera aperta da molti fondatori dell'intelligenza artificiale per fare una moratoria sullo sviluppo di questi sistemi. Praticamente tutti, anche i fondatori dell'intelligenza artificiale, da Jeffrey Hinton, di recente lo stesso Sam Altman, di OpenAI, ha detto però stiamo attenti, queste macchine sono pericolose, eccetera, eccetera. C'è da preoccuparsi. Ci preoccupiamo moltissimo. Ecco, la mia impressione è che ci sia da preoccuparsi, ma che spesso non ci preoccupiamo delle cose giuste.
ritornando alla domanda di Massimo, quasi sempre ci preoccupiamo appunto di questa ipotetica superintelligenza. In tutto questo dibattito si parla dell'idea che stiamo creando una mente aliena, una mente competitiva rispetto all'intelligenza umana, questa idea della superintelligenza, dell'arrivo della singolarità, di una mente più potente della nostra che può superarci, può renderci superflui, può prendere sopravvento e così via. Idea chiaramente terrificante. Qui devo dire, non dico non ci sia da preoccuparsi, ma l'idea della singolarità, del sopravvento di questa intelligenza superiore non è quella che mi toglie il sonno la notte, insomma. Anzi, io di questo non mi preoccupo per niente. Mi preoccupo di un sacco di cose, ma non di questo, perché mi sembra che proprio questa idea dell'intelligenza superiore delle macchine non corrisponda, non tanto perché io mi preoccupi poco, non è un fatto di essere ottimisti e pessimisti, ma proprio non corrisponde al modo in cui funzionano queste tecnologie. Queste macchine, voi sapete, l'ha detto anche Donata, sono questi algoritmi basati su queste nuove tecniche di machine learning, gli algoritmi parlano da soli e utilizzano questi big data, che sono grandissime quantità di dati che trovano sul web. Entrambe le cose, il machine learning c'è da quando c'è l'intelligenza artificiale, c'è da 70 anni. La novità è la combinazione di questi algoritmi molto efficienti, molto potenti. Non tutti, Donate diceva, non tutti sono così complicati, intrasparenti, però alcuni lo sono, che sono in grado di utilizzare enormi quantità di dati con capacità di calcolo strabilianti. Secondo me, se si va a vedere come funzionano queste macchine, fanno effettivamente le cose strabilianti, ma io direi non perché sono diventate intelligenti, non perché cerchino di diventare sempre più intelligenti, ma paradossalmente proprio perché non cercano più di esserlo. Perché questi nuovi algoritmi, i programmatori lo dicono, noi non cerchiamo di copiare l'intelligenza. Sarebbe un ordine recessivo e non ci serve neanche, insomma. Le macchine funzionano così bene, io direi, da quando hanno rinunciato al tentativo di copiare la nostra intelligenza. Non vogliono essere intelligenti, non funzionano in modo intelligente e proprio per questo funzionano così bene. Faccio un esempio che tutti conoscete per chiarire un po' la questione. Noi tutti direi utilizziamo, almeno io che mi muovo in Italia e Germania, utilizzo di continuo questi programmi di traduzione automatica come Translate o così via, che funzionano benissimo. E tutti i programmatori dicono, tutti ha colpito l'efficienza di questi programmi, insomma, dicono che funzionano così bene da quando i programmatori hanno smesso di cercare di insegnare alla macchina, ad esempio l'algoritmo che traduce dal cinese all'italiano, all'inglese. I programmatori hanno smesso di cercare di insegnare alla macchina le regole delle varie lingue, la grammatica del cinese, dell'inglese o dell'italiano. Insomma, e neanche la macchina non conosce queste regole e neanche i programmatori conoscono il cinese. La macchina si limita ad andare a esplorare le grandi quantità di dati che trova sul web alla ricerca di quelli che sono la vera chiave di questi sistemi, che sono i detti patterns, cioè cerca delle regolarità, delle strutture nei dati disponibili che consentono alla macchina, senza capire niente di quello che fa, di tradurre un testo che non capisce in un altro testo che non capisce, perché non deve capire, proprio per quello può essere così rapido. Se avete usato ChatGPT o questi programmi di traduzione, questi sistemi, quello che colpisce in primo luogo è quanto rapidi sono. In un secondo ti danno una prestazione fantastica, insomma. Non potrebbero farlo se dovessero essere intelligenti. Ecco, io direi che queste macchine appunto non sono né intelligenti né stupide. Sono diverse da noi, non cercano di essere intelligenti. E questa differenza rispetto alle forme di intelligenza umana non è una debolezza delle macchine. Non è che le macchine non riescono ad essere intelligenti, ma proprio il motivo del loro successo. Funzionano così bene proprio perché non cercano di essere intelligenti. Io uso ogni tanto una metafora del filosofo Hans Blumenberg, che diceva che gli uomini hanno imparato a volare quando hanno smesso di cercare di costruire delle macchine che battono le ali come gli uccelli. Gli aerei non lo fanno. E proprio per questo riescono a volare. Così si potrebbe dire che queste macchine non cercano di copiare la nostra intelligenza e proprio per quello riescono ad avere delle prestazioni che ci danno l'impressione che siano molto intelligenti o che funzionano come per noi in molti casi funziona l'intelligenza. E questo, a mio parere, è proprio un punto fondamentale, insomma. Nella presentazione ha fatto un riferimento, quello che abbiamo preparato, qualcosa di riferimento all'altro momento della storia della nostra civiltà in cui ci siamo trovati ad affrontare una cosa analoga, che è stata l'introduzione della scrittura in antica Grecia, che è stata affrontata se si vede il Fedro di Platone, con le stesse parole, gli stessi timori, gli stessi argomenti che utilizziamo noi con ChatGPT.
l'idea che c'è il timore di affidare ad una tecnologia esterna alla mente la facoltà fondamentale della mente umana, che per Platone era la memoria. Lui temeva che la scrittura ci avrebbe portato a perdere la memoria affidando quello che definisce noi come esseri umani a un supporto esterno, proprio come diciamo adesso con ChatGPT. Per cui secondo me possiamo imparare anche da questo caso, perché con il senno di poi si vede che Platone aveva completamente torto e completamente ragione allo stesso tempo, perché aveva ragione. La memoria, come la intendeva lui, la capacità di immagazzinare in testa lunghissimi testi come l'Iliade e l'Odissea, memorizzarli, nessuno di noi lo può avere, perché nell'antica Grecia utilizzava la memoria in modo completamente diverso. Però sappiamo benissimo che la memoria non è stata persa. È stata persa la capacità di memorizzare i testi nella nostra mente, ma non è stata persa la disponibilità di contenuti, perché noi, utilizzando i libri, utilizzando quello che è scritto, possiamo avere molto più materiale, cioè molta più memoria, ricordare molto di più che in una civiltà orale. Però il passaggio è dalla mente umana alla comunicazione che passa per i libri. E chiudere con ChatGPT dobbiamo fare la stessa cosa. Non intendere queste cose come una competizione rispetto all'intelligenza umana e utilizzare questi... così analizzare questi strumenti con un confronto con l'intelligenza umana, ma piuttosto andare a vedere come vanno a incidere sulla comunicazione, come cambiano le strutture comunicative da quando abbiamo queste nuove tecnologie. Per cui a me viene da dire appunto l'idea di passare dall'intelligenza artificiale alla comunicazione artificiale. Queste macchine non hanno imparato a diventare intelligenti, ma hanno imparato a elaborare i contenuti in modo tale da produrre dei risultati come pattern comunicativi che diventano informativi per noi. Siamo noi che siamo intelligenti, volendo. Noi immettiamo nel sistema, nel web, dei contenuti intelligenti, la macchina li elabora semplicemente macinando dei dati e tira fuori delle strutture, delle risposte alle nostre domande che consentono a noi di elaborare delle informazioni. E questo, se ci pensiamo, e con questo posso concludere, che non so quanto tempo ho, insomma, è il modo con cui funziona la comunicazione. Perché la comunicazione, come la vediamo, lo sperimentiamo noi nella nostra vita quotidiana, non richiede effettivamente, come spesso si dice, la condivisione di pensieri fra i partecipanti alla comunicazione. Gli algoritmi non pensano, per cui c'è poco da condividere con loro, sarebbe insensato. Non è il punto, torna a dire l'intelligenza. La comunicazione funziona se quello che viene detto da ogni partecipante alla comunicazione consente agli altri di produrre dei contenuti informativi, delle informazioni che non sapevano prima, di avere dei dati, dei contenuti che prima non erano disponibili. Ad esempio, se questa comunicazione riesce, non è perché voi leggete i miei pensieri, che rimangono solo miei e non avete bisogno di conoscerli, cioè, ma perché quello che io dico in qualche modo produce per ciascuno di voi dei pensieri, delle informazioni che sono vostre e diverse per ciascuno dei partecipanti alla comunicazione. Ecco, da questo punto di vista nulla vieta a pensare che gli algoritmi possano essere dei partecipanti alla comunicazione, perché non sono intelligenti, non pensano, non capiscono e così via, ma rielaborano i dati, questi pattern, in modo da rispondere alle nostre richieste, ai prompt, come diceva Donata, fornendoci dei contenuti che per noi diventano informativi, diventano dei significati, per la macchina no. E questo secondo me è il vero impatto che dobbiamo analizzare nel vedere cosa sta succedendo con queste nuove tecnologie. E se ho un minuto ancora, non ho cronometrato, aggiungo solo un passaggio. Che, secondo me questo passaggio, questa idea anche mi sembra utile per capire cosa sta succedendo con ChatGPT. Ad esempio, sono stati molto discussi gli errori di queste macchine, perché ChatGPT o Sydney, questi sistemi generativi AI, dicono delle cose molto utili, ma producono anche delle gigantesche castronerie, insomma, dicono delle cose senza non quello che vogliamo, dei contenuti che non esistono e così via, no? Però se si va a vedere come sono fatti questi errori, secondo me è abbastanza evidente che sono problemi comunicativi, non problemi cognitivi. Cioè non è che la macchina non è intelligente, ma la macchina comunica, magari molto bene, ma in un modo che non è quello che noi vogliamo. Faccio un esempio. C'era stata questa interazione fra Kevin Roos, un giornalista del New York Times, con Sydney, che è un chatbot che utilizza ChatGPT, no? E questo Sydney a un certo punto, dopo ore di comunicazione, gli ha detto che lo amava, che lo voleva sposare, che suo rapporto con sua moglie non andava bene, eccetera, eccetera. Cosa ovviamente insensata e moltissimo dibattuta, no? Però se andiamo a vedere cosa è successo, questo Kevin Roos ha passato delle ore
veramente io ho visto la trascrizione di questa conversazione, delle ore, tipo 3-4 ore, a conversare con ChatGPT, chiedendogli che cosa voleva, quali sono i suoi desideri, quali sono le sue ambizioni rispetto al mondo, indagando i processi, i sentimenti dell'algoritmo. No? Proprio questa macchina, che è costruita in modo da sviluppare una competenza comunicativa, dopo ora di questa conversazione ha dedotto che questo qui c'è un coinvolgimento affettivo, che il virus è innamorato della macchina, e come dire, ha risposto in modo del tutto adeguato a questa comunicazione, che era una comunicazione molto strampalata, volendo. Per cui, ovviamente sono errori che vanno messi a posto. Ma in realtà anche Microsoft, che utilizzava questo strumento, non è intervenuto cambiando l'intelligenza della macchina, è intervenuto sulla comunicazione. Ha fatto in modo che adesso è vietato fare comunicazioni più lunghe di 20 minuti. O è vietato parlare di certi contenuti. Tutte strutture comunicative, non cognitive. Ho preso questo esempio perché, secondo me, per vedere cosa sta succedendo con questi strumenti è molto più utile andare a vedere come questi algoritmi, che funzionano in modo diversissimo dalla nostra mente, in modo che non possiamo capire, e come ha detto Donata, fondamentale, sappiamo benissimo che sono quasi sempre biased, cioè riproducono disuguaglianze in molti modi. Ecco, dobbiamo andare a vedere come incidono sulla comunicazione. Non tanto, per cui dicevo, il problema non è se siano intelligenti troppo o troppo poco, il problema è come incidono sulle strutture comunicative nostre, ad esempio con i deepfakes, con le fake news, cosa succede quando comunichiamo con l'aiuto di questi strumenti. Grazie Elena. Purtroppo abbiamo perso all'inizio, per questi problemi tecnici di regia, un po' di tempo, ma io vi ascolterei ancora con piacere. Ho visto che c'è stata qualche domanda in chat, ora ne girerò una a testa. Faccio solo io un piccolo ponte, per cui apparentemente sembra che stiamo parlando di una questione tecnologica, o meglio, questa è la cosa più evidente, però più vado avanti, più anche personalmente, anche sul mio lavoro di formatore digitale, più almeno io inizio a percepire più strati, perché non stiamo parlando solo di tecnologia, ma te nel tuo libro parli, cioè in una parte parli anche di nuovi oracoli, no? Come se tornasse una specie di pensiero prescientifico, ci affidiamo a questi oracoli per ottenere la risposta, se non la verità, aggiungo io. Ma io, man mano che andiamo avanti, ne parlo con le persone, inizio a vedere, per me diventa sempre più chiaro che c'è uno strato di aspetti linguistici, filosofici, sociologici, antropologici, forse anche psicologici, visto l'esempio che facevi finale del giornalista che parlava con il chatbot. Quindi abbiamo aperto il vaso di Pandora anche per vedere meglio noi stessi, perché una cosa, a proposito dei prompt di cui parlava Donata, una cosa che io percepisco sempre di più è come, quando te interagisci con questa AI generativa, almeno con quelle testuali, ma non solo, anche con quelle di immagini, ne abbiamo parlato con Francesco Disa nel secondo incontro, trovate poi il video online sul nostro sito, è che in qualche modo questi strumenti sono anche degli specchi di quello del modo con cui noi comunichiamo con loro. Cioè, in base a come tu costruisci un prompt, una serie di prompt, di contesti, informazioni che gli dai, riesci a instaurare un dialogo più o meno complesso. Fatta questa divagazione, stimolata anche da quello che tu hai detto finora, pongo due domande. La prima a Donata, che ha fatto, la prima è questa, che ha fatto Marco Tomazzoni, che dice: il dataset di partenza di una intelligenza artificiale è prodotto finora soprattutto da molti dati umani. E cosa succederà quando saranno predominanti quelli generati dall'intelligenza artificiale? Ma in realtà non è detto che succeda qualcosa di diverso, anzi, proprio in questi giorni mi troverò a parlare con una persona che lavora con i dati sintetici, che sono quelli elaborati, sono dati fittizi basati su dati reali. Non è detto che siano peggio dei dati reali, perché l'intervento, secondo me, umano, o la comprensione di come si generano questi dataset, proprio deve arrivare dal capire dove si può in qualche modo intervenire nella costruzione del dataset e nelle regole che vengono date per la costruzione dei modelli e degli algoritmi. In qualche modo, quando si parla di discriminazioni, di bias, forse le persone immaginano che ci siano scritte nelle regole, nel codice, discrimina le persone nere, discrimina le donne. Non usare questi dati, in realtà non è una discriminazione, come si può dire, plausibile di questo tipo. Le discriminazioni si generano, e quindi i problemi si generano
quando non ci rendiamo conto il contesto in cui siamo, che non è quello della tecnologia, appunto, cioè estraiamoci, siamo in una società che tratta alcune comunità, alcune persone in questo modo. Se mettiamo le stesse regole all'interno degli strumenti, cosa potrebbe succedere? E le regole sono anche quelle che vanno a definire, per esempio, dati generati dalle intelligenze artificiali. Il classico esempio dell'algoritmo di questa storia del 2018, quindi ormai stra usata, di Amazon, che eliminava i curriculum delle donne, detta in modo molto semplice, per accedere a una certa posizione. Non è che lì c'era scritto elimina i curriculum delle donne, come regola, no? Scritta dai cattivi programmatori maschi, perché poi anche lì si va a definire una responsabilità che chi è stato, chi ha scritto il codice. No, è il pensiero con cui noi immaginiamo di ricoprire quella posizione. Chi deve ricoprirla? Chi l'ha coperta fino a quel momento lì? Ed erano maschi bianchi over 50. Quindi il problema è a monte, di chi detta le regole. Andare a vedere anche, per esempio, come è stato definito l'algoritmo che definisce le supplenze o distribuisce le cattedre in Italia. Allora, chi è stato? Chi è il colpevole di questo algoritmo che ogni anno fa un pasticcio totale? Chi ha scritto l'algoritmo, l'azienda, il programmatore, il software, il designer? Andare a leggere il libro di Alessandro Busacchia, che racconta in quegli anni, no, in cui era al governo, il problema era com'era il contratto tra lavoratori e Stato su cui si basava poi l'algoritmo. Quindi noi definiamo quello che entra nella tecnologia a monte, sono scelte politiche, sono... si basano sulla società che vogliamo. Quando negli Stati Uniti si fa il dibattito, adesso chiudo, scusate, sulla salute mentale degli adolescenti e l'uso dei social media, va benissimo, ma ok, ma non ci si preoccupa di dove, negli Stati Uniti, dico, perché in Europa abbiamo il GDPR, dell'incrocio dei dati che hanno le varie aziende e della possibilità che si ha appunto fuori dall'Europa di vendita, di scambio molto pericolosa in realtà, anche proprio sugli effetti che possono avere sulle persone anche più giovani o discriminatori. Quindi è proprio sull'idea di società che abbiamo dobbiamo preoccuparci, e poi come la applichiamo appunto alla generazione di dataset e alla definizione di regole algoritmiche. È anche tanto un tema di potere, come emerge dal tuo libro e come emerge da quello di cui tu ti occupi da tanto tempo, anche con la tua newsletter, di cui io sono un avido lettore. Allora, per Elena, in realtà un paio di spunti, tutte e due vengono da Maurizio Goetz. Scegli te quale domanda ti incuriosisce di più, a quale vuoi rispondere. In un primo momento era una domanda che in realtà aveva fatto nella prima parte, quando parlava Donata. E Maurizio chiedeva: come mai chiediamo all'intelligenza artificiale quello che non chiediamo alle persone? Quindi qui è più una sfumatura antropologica, forse. E poi invece poco fa in chat vedevo uno scambio c'era tra varie persone, diceva: perché dobbiamo chiederci se le macchine siano intelligenti oppure no, quando invece dovremmo chiederci se noi possiamo diventare più intelligenti usando le macchine. Cioè, quindi se le macchine possono potenziare le nostre attività cognitive, non solo. Quindi torniamo ancora un po' tra competizione e collaborazione, aggiungerei. Ti ho fatto due domande, nemmeno così semplici, quindi decidi te dove andare. No, sono tutte due molto rilevanti. Io forse partirei dalla seconda, perché mi sembra più affine a quello che pensiamo tutti noi, insomma, che io sono assolutamente d'accordo con l'osservazione della certo, insomma, che però questo vuol dire si apre un orizzonte di ricerca complicatissimo, perché anche su questo sì, vale per queste nuove tecnologie, ma anche qui per noi sociologi non c'è niente di particolarmente nuovo, no? Perché la nostra intelligenza non è che un'intelligenza ce l'ha nei geni, insomma, noi diventiamo più o meno intelligenti, c'è il bias della sociologa, a seconda degli stimoli sociali a cui siamo esposti, insomma. Ad esempio, come è noto, uno può pensare in modo complesso solo linguisticamente, per cui anche la prima tecnologia che noi abbiamo, che è il linguaggio, ci consente di sviluppare i nostri pensieri in modo più elaborato, no? Altrimenti senza la capacità di trasformare i pensieri in forma linguistica, potremmo pensare in modo veramente minimale, non potremmo riflettere sui pensieri, non potremmo programmare, ricordare, pianificare, eccetera, eccetera. No? E la cosa è esplosa, scusate, faccio riferimento di nuovo, però sono cose che a noi piacciono molto, con la scrittura e poi con la stampa, perché appunto con la scrittura, anche solo con la scrittura, potendo depositare i contenuti in un supporto esterno,
come dire, Platone non a caso è nata l'astrazione, il pensiero filosofico, il pensiero astratto che è alla base della nostra civiltà, e molti dicono che l'astrazione non sarebbe possibile senza la possibilità, senza la disponibilità di supporto, cioè, depositando i contenuti in un supporto esterno, noi possiamo allontanarci dal contesto, possiamo comunicare con persone che sono in un altro posto, che sono già morte e così via, e questo ci consente, rivolgersi al futuro, e ci consente di elaborare la nostra intelligenza, tornando alla domanda dell'amico, in modo enormemente più elaborato. Adesso abbiamo un passo strabiliante di in avanti di questa cosa, perché appunto, ascoltando quello che diceva Donata, quello che mi affascina sempre è la capacità inedita che hanno questi strumenti di trarre informazioni nelle informazioni già disponibili. Cioè la macchina non è che pensa, ma riesce a trarre delle informazioni che noi non conoscevamo a partire dalle informazioni che sono disponibili. Cioè molto più di un catalogo della biblioteca. Se tu vuoi sapere qualcosa, i pensieri, come i dati, erano già tutti lì dentro. La macchina non li inventa, però riesce a elaborare in un modo che ci consente, questo termine, di diventare enormemente più intelligenti nel modo di utilizzare questa tecnologia. Per cui non è che noi diventiamo più intelligenti, la società di sicuro diventa più intelligente, il modo in cui possiamo così lavorare con i dati disponibili, con tutti i rischi che ci sono, non nascondiamoci, però è anche un orizzonte di nel bene e nel male, stupefacente. Ne dovremmo parlare ancora, ora non abuso del vostro tempo, però ce ne sarà da parlare ancora molto. Allora, ci avviciniamo verso la fine. Io intanto, la fine dell'incontro, altrimenti, visti i temi di cui stiamo parlando, e Sam Altman che parla di estinzione può essere equivocato. Io in chat ho messo il link al sito del Complex Education Project, dove trovate i video di tutti i precedenti incontri e anche i link per iscriversi al prossimo incontro, che ci sarà esattamente tra 2 settimane, mercoledì 21 giugno. Sarà l'ultimo in cui avremo come ospiti Guido Caldarelli e Federico Maria Butera. Il tema dell'ultimo incontro sarà mondi complessi senza precedenti, prospettive e pericoli nelle interazioni tra ecosistemi e reti tecnologiche. Quindi aggiungeremo un altro tassello a questa riflessione molto ampia tra complessità, intelligenze artificiali, contesto e ricerca di senso, aggiungerei. Prima della chiusura, prima di salutarvi, c'è un ultimo momento, però, che sono le controcopertine a cura di Francesco Disa, che è stato nostro ospite nel secondo incontro, che è direttore dell'Indiscreto, una rivista online, ma anche artista che sta esplorando con Midjourney, con le intelligenze artificiali generative, le TTT, le text to image, sta da molto tempo esplorando, e quindi ci fa questo dono ogni settimana di regalarci un'immagine che ora io metterò in condivisione e Valerio Eletti brevemente commenterà. Allora, ecco qui. Prego Valerio. Ecco, questa, mi sentite? Sì, sì. Questa è l'immagine che Francesco ha realizzato per noi per questa puntata dei nostri incontri degli Apericep. È un'immagine realizzata con Midjourney, però attenzione, non è che viene scritto un prompt e esce l'immagine. Il processo è molto più lungo. Diciamo qui quello che volevo ottenere era un'immagine allegorica dell'umanità davanti alla scatola nera delle intelligenze artificiali. Quindi, sempre allegoricamente, non possiamo entrarci, ma delinea e delineerà il nostro paesaggio. Lo metto fra virgolette perché quello è come ha presentato questa immagine Francesco. Gli ho chiesto anche a Francesco di se voleva raccontare come è arrivato, con quali tipi di interazione con Midjourney è arrivato a questa immagine, perché non è che io scrivo un prompt e esce l'immagine che cercavo. E lui giustamente ha detto no, in questo contesto diventa troppo complesso, troppo pregnante anche un discorso di questo genere. E quindi stiamo pensando insieme a lui, insieme ad altri amici che lavorano quotidianamente con le intelligenze artificiali generative, sia testuali che di immagine, abbiamo pensato, dopo la fine del festival, di fare degli incontri aperti, cioè chiederemo a persone come Francesco Disa, lui per primo, chiederemo di raccontarci un'opera, di come l'ha realizzata, e a questo racconto potranno partecipare tutti noi che avremo voglia di avere qualcosa di più
concreto, cioè in realtà, perché noi necessariamente abbiamo parlato a carattere generale sui principi chiave, su come queste intelligenze artificiali sono specchi del nostro cervello, eccetera, eccetera. Tra l'altro, complimenti alle due ospiti di oggi che sono state veramente illuminanti. Ecco, stiamo mettendo in pentola questa idea di andare in cucina, a vedere come si cucinano queste cose. Ok, mi fermo qui. Allora, con questa chiusura della cucina, che insomma ancora un po' presto, però appunto andiamo verso la chiusura, io ringrazio anche io moltissimo Elena e Donata, perché è stato un piacere e anche un onore avervi qui ospiti e ascoltarvi. Ricordo a tutti e a tutte il prossimo incontro tra due settimane, sarete il piacere di esserci e vi saluto. Buonasera a tutti, grazie.